politiche per cui possono rispondere anche per il no, buonasera a tutti, mi chiamo Mario Andrea, sono il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle e colgo subito la parola al balzo per rispondere alla domanda del cittadino, visto che chiede proprio trasparenza e a domanda diretta, risposta diretta, noi siamo anche abituati a parlare con le persone. Niente, noi come Movimento 5 Stelle siamo contrari a tutto il discorso che siamo favorevoli a quello che ha detto Bonan, anche perché, ripeto, tra le nostre 5 stelle che abbiamo nel nostro programma c'è anche la stella dell'acqua. E siccome noi siamo anche favorevoli alla democrazia dal basso, io prima come cittadino, poi anche come candidato sindaco, perché vista la situazione adesso io BIM ce la siamo anche un po' studiata, l'abbiamo anche vissuta, io anche sono un contribuente, pago anche io la bolletta, quindi ho deciso anche di, grazie anche a un gruppo di lavoro che ho alle spalle, perché non sono solo, che siamo comunque tanti cittadini, tra virgolette, arrabbiati, ho deciso anch'io di mettere la faccia e di scendere in campo per cambiare anche questa situazione. Quindi io, a nome del Movimento 5 Stelle, rispondo al cittadino che ci siamo anche noi attivati da subito, quando c'è stata la possibilità di poter fare questo referendum con i banchetti e così, perché, ripeto, è comunque l'acqua una delle nostre 5 stelle, e questo non per fare il solito discorso politico, ma perché abbiamo messo l'acqua tra le 5 stelle, perché l'acqua è l'oro bianco, con l'acqua si vive, perché senza acqua si muore, e noi l'abbiamo deciso proprio di mettere nel nostro statuto, nel nostro programma, nel nostro simbolo, perché sappiamo che l'acqua, noi ci crediamo, deve restare pubblica, e qualsiasi forma di ingresso dei privati, non siamo contrari all'ingresso dei privati, però comunque deve essere una cosa oculata, gestita e deve essere comunque trasparente, cioè deve restare comunque pubblica la gestione dell'acqua. Se poi c'è un discorso di finanziamenti, di investimenti, quindi di rilancio anche di investimenti nel territorio, anche con l'uso dei privati, che non è una cosa negativa, però va gestita, va analizzata, va condivisa con la comunità. E ben vengono anche gli investimenti dei privati, però questi comunque devono avere, cioè il modo in come i privati entrano nella gestione dei programmi. Faccio un esempio, abbiamo gli acquedotti che in questo periodo qua, non so se vi siete resi conto quanta siccità c'è, cioè non ho mai visto un inverno così, e penso ogni volta che mi lavo le mani, mi sto insaponando le mani, chiudo l'acqua, poi la riapro, cioè sono piccoli gesti, però questo, cioè noi dobbiamo cambiare il modo, la cultura con cui gestiamo questo bene, cioè dobbiamo ritornare a vederlo come non un periodo di vacche grasse, tanto acqua ce n'è, no, perché il mondo sta cambiando, il clima sta cambiando e dobbiamo essere noi per primi nelle nostre piccole azioni quotidiane, con piccoli gesti che però se messi tutti insieme, perché se il singolo è una cosa, su una comunità, il fatto solo, io faccio l'esempio di lavarsi le mani, saponare, lasciare correre l'acqua e tanto lo chiudi, quando hai finito apri e trevisciati, cioè questo è un piccolo esempio. Però moltiplicato per quanti siamo in provincia di Luna e con la siccità che c'è oggi, capite che differenza può fare. Quindi l'acqua per noi è fondamentale. È un bene e deve ritornare un bene per noi. Lanari, scusami, già che hai il microfono in mano, il tema, forse quello che hai detto va benissimo, o va malissimo, secondo me, intende. Ecco, l'idea però che abbiamo lanciato prima è quella di parlare secondo argomenti. Il tema è, siamo arrivati a questo punto probabilmente non sapendo nulla, abbiamo scoperto forse un po' tardivamente della situazione che l'azienda nostra di gestione del servizio pubblico era in grave difficoltà. Questo che cosa ti fa dire, insomma, che cosa pensi intorno a questo? Beh, il primo pensiero è una rabbiatura che viene dallo stomaco, poi però la razionalità mi porta a dire perché siamo arrivati a questa situazione. Allora, a questa domanda io non riesco a trovare una risposta come cittadino, perché appunto non c'è trasparenza sui bilanci. Lanari, perdonami, intervengo provocatoriamente. Quando nel 2004 l'acqua, la gestione dell'acqua è passata dal singolo comune a un ente come il BIM, la cosa che passa a tutti molto evidente è che i sindaci non erano assolutamente preparati. Da un lato hanno scaricato una plata bollente, che così significava costi, alcuni, altri avevano, sotto gli occhi di tutti, situazioni ambientali, territoriali, invece gestite correttamente, con buoni investimenti. Quindi la provincia di Belluno ha assistito a una specie di scaricabarile per alcuni,
dall'altro di tralasciare conoscenze ed esperienze territoriali in mano a un ente che sorgeva in quel momento lì. La sensazione precisa a distanza di qualche anno è che probabilmente quel passaggio è stato fatto in modo incongruo, improvviso, certamente con responsabilità inevitabili di chi allora comunque era a capo della gestione amministrativa. Questo è un po' il tema, io su questo vorrei sentire delle risposte, perché poi da là si parte, insomma, parlando di responsabilità. Sì, buonasera, sono Massaro. Io parto appunto secondo scaletta dalle responsabilità. Io credo che se dobbiamo andare a prendere i responsabili fisici, intesi come individui, credo che sia piuttosto semplice, nel senso che chi è stato coinvolto in questa vicenda con titoli differenti, con modalità diverse, con ruoli diversi, erano sempre le stesse persone, mi sto riferendo evidentemente ai sindaci ma anche ai controllori, e credo che abbiano denotato in tutta questa vicenda un approccio piuttosto superficiale, diciamo, alla vicenda di BIMGST. Una superficialità peraltro che io temo che verrà pagata, nel senso che oggi noi abbiamo la Corte dei Conti, almeno in Comune di Belluno, che è venuto a chiedere spiegazioni relativamente al controllo sulle società partecipate e in particolar modo adesso su BIMGST, l'ultima è arrivata ieri, peraltro, e quindi evidentemente qualcosa si sta aprendo da questo punto di vista. Detto questo però, andiamo a vedere perché si può generare una situazione come questa. E credo che sia importante individuarlo, perché da qui dobbiamo partire per fare un ragionamento inverso e dire come fare, in modo, cosa facciamo affinché non capiti più una situazione come questa. Il primo elemento certo direi che è la commistione che c'era fra i controllanti e i controllori, cioè noi avevamo dei sindaci che si trovavano all'interno del CDA di BIMGSP, quindi sindaci che, come si può dire, di lavoro devono arrivare al pareggio di bilancio e a far funzionare la società, ma avevamo sindaci che erano coloro che stabilivano qual era la tariffa con la quale avremmo dato i soldi alla BIMGSP per coprire le spese che stavamo sostenendo. Quegli stessi sindaci dovevano controllare anche la BIMGSP, che nel frattempo stesse realizzando il piano di investimenti che era stato previsto dagli stessi sindaci. Cioè noi abbiamo le stesse persone che sostanzialmente definivano gli obiettivi, stabilivano che bisognava raggiungere il pareggio di bilancio, come è previsto ovviamente anche dalle norme, contestualmente avrebbero dovuto controllare, ma se avessero fatto il controllo si sarebbero accorti che introitavamo meno soldi di quelli che spendevamo per poter realizzare gli investimenti che loro stessi avevano deciso. Allora si dovevano adeguare le tariffe, oppure si dovevano ridurre gli investimenti, qualcosa si doveva fare, ma evidentemente non è stato fatto. Allora, la prima questione che io pongo è questa, quella della commistione e della sovrapposizione dei ruoli, che espone in modo direi quasi inevitabile a una confusione da cui non riusciamo più a uscire. Quindi la prima questione io penso che sia il fatto che comunque dobbiamo avere una separazione dei ruoli. È ovvio che il CDA è espressione dell'assemblea dei soci e quindi è un'espressione della sommatoria dei sindaci, ma il CDA non possono essere i sindaci, molto semplicemente, devono attenersi evidentemente alle linee di indirizzo dei soci. Seconda questione, e poi chiudo per brevità. Seconda questione, io penso che soffriamo di un male tutto bellunese anche, che è quello della grande frammentazione degli enti, perché se abbiamo 67 soci all'interno abbiamo 67 comuni all'interno del Lato, abbiamo 67 soci a BIMGSP, abbiamo un numero di soci, un numero di comuni che genera una confusione incredibile, perché è evidente che 67 comuni che valgono uno ciascuno fa determinare quella situazione in cui, siccome siamo in 67, beh, qualcuno ai problemi ci penserà un altro, non è che ci penso io per forza, siamo 67. Questo è un problema drammatico, 67 comuni in provincia, quando magari la stessa situazione si fosse riprodotta con, sparo a caso, 15 comuni, probabilmente la cosa sarebbe stata diversa, anche perché 15 comuni più grandi avrebbero avuto, credo, degli uffici tecnicamente forse un po' più preparati anche per seguire l'andamento delle società partecipate, come di solito dovrebbe avvenire, e come però purtroppo a Belluno non sempre succede. Chiusa parentesi, grazie. No, io volevo fare solo una domanda, perché ho sentito quello che diceva Jacopo.
invitando magari poi anche Jacopo e anche gli altri candidati a rispondere su questo, perché mi pare che il tema che invece pone Walter nell'introduzione sia di un tipo un po' diverso, cioè che i beni comuni probabilmente sono un terzo genere tra soggetto pubblico e soggetto privato e allora meritano un tipo di gestione diverso. Allora, rispetto alla questione che poneva anche Walter su le proposte di gestione diversa e alternativa di una grossa questione, perché adesso a fronte anche della abolizione della provincia noi ce l'avremo anche dal punto di vista politico-amministrativo questo tema di coordinamento del territorio montano. Come pensiamo di andare incontro ai temi che sono stati posti nel referendum rispetto alla questione della democrazia? Poi, per fare anche, per dirmi bravo, io ricordo che ci sono state delle forze politiche che quando sono state nell'amministrazione del comune di Belluno, la questione del BIM e della sovraesposizione del BIM e del ruolo di potere che il BIM ha svolto e anzi cominciava proprio allora a svolgere, l'ha posta. Quella battaglia politica l'abbiamo persa allora, però l'abbiamo detto. Ecco, per cui mi interessava capire questa roba qua, peraltro anche magari che anche Walter poi l'articolasse un po' meglio, perché mi sembrava un po' di difficile comprensione. Capite quanto sia difficile tenervi regolamentati, Gino poi apre uno spazio enorme, ma così è così, è giusto che sia, una discussione aperta. Prego. Le provocazioni le avete avute tutte, quindi voglio dire, non siate timidi. Buonasera a tutti. Sono la grua, scusate le spalle, ma forse ci guadagnate. Dunque, io rappresento la destra e la destra mi è stato detto che per quanto riguarda il referendum avesse sostenuto il referendum. Io no, io ero profondamente contrario a questo tipo di operazione e ho votato, anzi non ho votato, nell'auspicio che e non passasse il referendum. Allora parliamo del BIM per quanto riguarda i bilanci. Io mi sono preso la briga di recuperare il bilancio ultimo del 2010, spero che qualcuno di voi l'abbia visto, posso anche passarvelo, ma gli elementi più importanti in realtà non sono nel bilancio ma sono nella relazione di gestione. Mi auguro che qualcuno l'abbia letta, perché se no, come al solito, si parla sulle cose che si leggono sui giornali. I giornalisti capiscono quello che riescono, quello che possono e non sempre indovinano. Nella relazione di gestione, sia del 2009 che del 2010, c'è scritto chiaramente che i volumi attesi, in definitiva, rispetto alle previsioni, quindi, sono stati effettivamente il 31% in meno rispetto appunto alle previsioni. E allora dobbiamo porci questo problema: chi è che ha fatto le previsioni? Le previsioni le ha fatte l'ATO d'accordo con i dati forniti dai sindaci, che forse impreparati, forse perché conveniva una certa valutazione, hanno stabilito che il volume dei metri cubi consumati per i singoli comuni dovesse essere 55 milioni, poco conta. Ciò ha portato una differenza fra quindi il volume atteso di ricavi e il volume effettivo di, esagerata adesso qua, 38 milioni di euro negli ultimi 6 anni. Questo è un primo punto, però pochi minuti e ci tengo anche a dire altre cose perché su questo in realtà c'è altro da dire, però ci sono altre cose importanti da dire, perché qua abbiamo parlato di trasparenza. Il BIM è una società per azioni, come tante società per azioni ha anche una società di revisione
che controlla i bilanci e ha, come tutte le società per azioni, ha un collegio sindacale. Allora, o pensiamo che siano tutti prezzolati, incapaci, disonesti, oppure quando queste società, quando questi organi rilasciano il parere favorevole al bilancio, si intende che il bilancio è correttamente fatto. Tutte le accuse rivolte al Presidente CDA, secondo me, sono errate. Scusate, ma veramente c'è poco tempo, quindi per articolare in breve tempo queste argomentazioni non è semplice. Ma è evidente che se i controllori per professione dicono che il bilancio va bene, noi dobbiamo prenderne atto, oppure noi riteniamo che solamente perché siamo gente comune possiamo poter controllare meglio il bilancio. Il bilancio, ve lo ricordo, è disponibile in Camera di Commercio, si può recuperare, costa 10 euro, chiunque può vedere il bilancio, e non solo, qualunque socio per legge può chiedere di esaminare le scritture contabili. Questo immagino che sia noto. Scusi, allora, il cittadino che paga già una bolletta onerosa. Ma interrompiamo dopo, non per cattiveria, ma possiamo finire il ragionamento. E fare un ragionamento, io non ho mai fatto un ragionamento in vita mia. Però, no, per concludere, perché sennò rubo lo spazio agli altri. Veramente sono riuscito a distrarmi. No, comunque il discorso veramente la dura l'aveva fatto, mi pare che sia comprensibile da tutti quello che no, no, un'ultima cosa, quindi la trasparenza si ha anche con le società per azioni, perché ogni socio ha diritto ad accedere alle scritture contabili della società. Questo penso che voi lo sappiate. Chi è il socio è il sindaco. Il sindaco può farsi assistere da un professionista, non dico bravo come me, ma molto più bravo, per verificare le scritture contabili. La trasparenza c'è. In realtà il problema sono i sindaci, il più delle volte sono inesperti, incapaci, probabilmente poco preparati. E allora quando in campagna elettorale qualcuno di noi dice vota la competenza, è perché magari bisognerebbe iniziare a pensare anche quello che le persone che vengono elette sanno e possono dare alla cosa comune, perché anch'io pago la bolletta e anch'io, avrete letto sui giornali, ho reclamato come sulla TIA venga continuamente applicata l'IVA quando in realtà l'IVA non è dovuta, e il sindaco mio, ex sindaco per fortuna, sta zitto. Ci sono 150.000 euro all'anno minimo da restituire dal Belluno, come si chiama, ai cittadini. Scusate la discrezione. A chi dopo? Sì, io mi permetto semplicemente di... Aspettate. Non abbiamo tempo per gli applausi, c'è un'altra occasione. Mi permetto di dire alla Grua che il fatto che il sindaco venga a conoscenza e possa, il CDA, ragionevolmente venire a conoscenza delle cose, non significa che poi lo sappiano i cittadini. Con questo purtroppo è anche successo, diciamo così. Io non sono d'accordo con la Corvana per niente. Sicuramente faccio solo il punto delle responsabilità. Innanzitutto penso che sia giusto che vadano individuate. Non penso affatto che dobbiamo accontentarci di dire che secondo una cosa lunga e difficile è giusto lasciare perdere e guardare avanti. Devono essere individuate sia quelle politiche che quelle individuali. E su questo io ho letto in questi giorni, abbiamo letto tutti un grandissimo scaricabarile, che è abbastanza fastidioso, considerato che alla fine tutto rischia di scaricarsi sulle tasche dei cittadini. Sicuramente c'è stata una difficoltà, se volete anche una superficialità, di taluni amministratori sindaci nell'affrontare la questione, ma guardate che non ci, mica tutti i comuni hanno la struttura che ha il comune di Belluno, o che ha il comune di Petre. Cioè, ci sono comuni che non hanno neanche un dirigente e ci sono sindaci, consentitemi, che si mettono a disposizione della loro comunità e non sono
dei mandrake o persone che hanno chissà quali competenze, sono persone che lo fanno per spirito di servizio, con passione e con strutture purtroppo inadeguate. Quindi se per qualcuno, io farei comincerei a fare delle differenziazioni, se qualcuno ha sicuramente delle responsabilità, e ce l'hanno i sindaci dei comuni più grandi, e ce l'ha sicuramente il sindaco di Belluno, perché non mi risulta che abbia mai partecipato all'assemblea dell'ATO, e mi domando come il sindaco di un capoluogo che tra l'altro ha le competenze tecniche, almeno dovrebbe averle, e ha le strutture amministrative che possono verificare le situazioni, mi domando come faccia a non partecipare a queste assemblee in cui si decide delle tariffe, della gestione, degli investimenti, di tutto quello che riguarda il futuro dell'acqua per il comune capoluogo. Quindi una certa differenza la vedo fra amministratore e amministratore. Poi, come si fa a dire che la società non ha responsabilità? Come si fa a dire questo? Io credo che la società di gestione abbia una grandissima responsabilità, perché guardate che non sono loro che hanno sollevato il problema, che a un certo punto hanno ritenuto di fare questa operazione di trasparenza di cui parla giustamente Walter Bonan, sono le banche che hanno tirato fuori il problema, sono state le banche che a un certo punto hanno detto chiusi i rubinetti, e viene fuori un buco che, come diceva prima Bonan e Matera, di quant'è? 70 milioni di euro? 80 milioni di euro? Perché tra 70 e 80 non cambia niente, ma guardate che con 10 milioni di euro gli enti pubblici possono farne di iniziative sul sociale, sulla scuola e su tantissimi altri settori strategici per una comunità, no? Quindi oggi noi siamo in una situazione tale per cui non sappiamo ancora, che tu ne dica la grua, non sappiamo nemmeno, perché non ritengono di doverlo dire, quant'è esattamente il debito, che non è il buco, perché il debito è una cosa, il buco è un altro. Quant'è il buco? Sono 40 milioni di euro? Il buco cosa vuol dire? Che nei debiti, cioè nella situazione dei 70-80 milioni, ce ne sono alcuni di cui si può entrare e altri no. Poi, di quei soldi che oggi devono essere pagati, ce ne sono alcuni che devono essere pagati alle banche di milioni di euro, ma alcuni devono essere pagati a gente come imprese, artigiani, persone che hanno lavorato, hanno fatto investimenti e che rischiano di saltare per aria in una situazione di gravissima crisi economica come questa, no? Quindi, secondo me, insomma, bisogna chiarirsi bene, come ha detto Walter Bonan, sui numeri e sulle responsabilità. Poi non c'è dubbio che è un sistema perverso perché non può essere che i sindaci stiano nell'atto che dovrebbe fare le strategie per prevedere gli investimenti, il costo della tariffa, e poi fatte le strategie e controllare che vengano attuate, e stare contemporaneamente nella società e peggio ancora nel consiglio di amministrazione della società, perché non è possibile che ci sia una commistione, un conflitto di interessi così pesante, anche perché non possiamo nasconderci che il BIM è stato un grandissimo centro di potere in questi anni, un grandissimo centro di potere che ha elargito contributi a pioggia, possibilmente agli amici, e chi invece non era amico non... Sai quanti soldi? Tanti, perché li ho visti passare anche attraverso le... No, non ti dico nulla. Io l'ho chiesto. Allora quant'è? 200... Beh, ma a parte che non è giusto che facciamo il dialogo. No, 200.000 euro ogni anno. Ma non farci ridere, e solo quelli che ho visto passare per la provincia, altro che 200.000 euro. Comunque, siccome oggi ci torneremo dopo, il consorzio BIM pretende di ripianare questo buco pagando 1 milione di euro l'anno per 10 anni, tu capisci che andiamo alle calende greche, che con questo sistema non ci paghiamo manco gli interessi, per cui è evidente che è una proposta indecente quella di ripianare il buco in questa maniera, o nei modi che sono stati proposti, che significa scaricarlo sulle tasse dei contribuenti. Però dopo Matteo giustamente ha detto, facciamo un secondo passaggio, ci torniamo. Quanto al sistema, dobbiamo trovare ovviamente un nuovo sistema di governance. L'atto non è in grado di fare le strategie, 66 comuni non sono in grado in quella sede di farle, e evidentemente nemmeno poi di controllare che vengano attuate.
Il problema è quello che hanno posto loro, il problema è quello che ha posto Bonan. Però, qui mi fermo al suo posto ad altri, giustamente Bonan dice come ripartiamo? La nuova azienda autonoma speciale riparte con i milioni di euro di deficit o troviamo a trovare un modo perché riparta conoscendo la situazione e con l'azzeramento della situazione? Facciamo un secondo giro. Prego. Aspetta, aspetta. Adesso no, adesso no. Abbiamo applaudito per Jacopo. Buonasera, Leonardo Coll, candidato Lega. Allora, sentivo prima il discorso introduttivo di Bonan che diciamo è arrivato a compimento alla fine, forse era, è interessante arrivare dopo nel secondo passaggio al discorso della priorità della spesa pubblica, perché si partiva da una difficoltà di confine, fruizione del servizio, servizio, impresa, che in questo momento forse nel BIM viene vissuto in maniera contraria, impresa, servizio, fruizione, si è invertita la catena e questo mi pare che fosse il discorso, e il concetto della priorità della spesa pubblica, dove investire, anche se forse siamo arrivati tardi e butto in avanti il discorso, in questo momento stiamo correndo più dietro al debito pubblico piuttosto che poter che trovarsi a fare delle scelte, cioè siamo talmente condizionati dal debito delle singole entità che stiamo governando come pubblico o parapubblico, siamo condizionati talmente dall'esistenza di un debito che siamo arrivati al punto che si fa fatica a fare una scelta sui servizi che possiamo rendere. È un cane, è un serpente che si morde la coda, un cane che si morde la coda, è un circolo vizioso che probabilmente sta stravolgendo gli schemi della politica. Cos'è successo nel BIM? E torniamo a bomba al primo discorso. Io sono dell'idea, o almeno così ho cercato di interpretare la mia esperienza politica, il politico deve dare l'indirizzo. Io sostengo questo, il politico deve avere le idee chiare di dove vuole andare e di che obiettivi vuole raggiungere. Poi ci deve essere il tecnico che si mette alla guida, trova lo strumento per raggiungerlo. Secondo me nel BIM, chiamiamo BIM nel senso della galassia, perché poi qui potremmo metterci a fare filosofia, GSP, e BIM, il consorzio, e infrastrutture, ce n'è di tutti i colori. C'è stata un'inversione di ruoli, il politico si è messo a guidare e il tecnico si è messo a fare politica. E questo vizietto, questa distorsione ce l'abbiamo anche sotto gli occhi oggi quando guardiamo come si sta tentando, come si sta annaspando nella speranza di riuscire a venirne fuori. È stato messo un tecnico alla guida della struttura perché la politica ha abdicato, come è successo in parte anche a Roma perché lo schema è sempre lo stesso, però questo tecnico dopo un poco ha capito che faceva bene a stare zitto e dopo un poco ha cominciato a girare attorno ai problemi e a dare delle risposte che erano più politiche che tecniche. E questo è un po' forse il grosso limite di quello che sta succedendo. L'altra preoccupazione, secondo me, parallela a quanto sta succedendo, è che questa esperienza del BIM non diventi lo schema che va a governare altri ambiti. In un momento piuttosto delicato, perché venute meno le province, adesso pare che le reintroducano, forse sì, forse no, però depotenziate le province, e noi che abbiamo una provincia commissariata lo vediamo bene, manca la cabina di regia, manca l'ente di riferimento che doveva condurre determinati procedimenti di spesa e di coordinamento dell'attività politica. E questo può diventare pericolosissimo, andiamo a introdurre un altro discorso, sugli ambiti dei servizi che vengono resi oltre a quelli dell'acqua, pensiamo ai servizi alla persona, agli anziani, ai servizi sociali, lo stesso metodo di raccolta dei rifiuti, come verranno gestiti, si creeranno degli altri carrozzoni, come verranno strutturati questi carrozzoni, chi li controllerà? E qui arriviamo al problema del BIM, BIM o galassia, perché dopo qualcuno si offende e dice no, il BIM è sano, il GSP non è sano, sono due cose diverse, in realtà è una galassia, non è possibile che la sinistra, la mano sinistra, non sappia cosa fa quell'altra, cosa fa l'altra mano. Qui c'è stata una mancanza probabilmente di managerialità, si è dato troppo peso alla politica e probabilmente agli aspetti peggiori della politica, perché abbiamo una classe dirigente che era condizionata dall'ossessione di non alzare le tariffe, come se questo fosse
il male peggiore a cui si poteva andare incontro. In realtà, se un servizio costa, il mercato ti costringe ad alzare la tariffa, a un certo punto la devi alzare, perché se no le banche ti mordono, e da lì le banche ti mordono, tu paghi prima le banche, lasci indietro i fornitori, e questo crea un disastro sul territorio. Usciti da questo recinto, torna il discorso di Bonanna. Come ne usciamo da questo circolo vizioso? Continuiamo a perseguire un meccanismo puramente economico, per cui i conti devono tornare e quindi devi stare dentro una scatola, fare gli ammortamenti, investire, crearti la provvista per investire, oppure usciamo e cambiamo il meccanismo della spesa pubblica. Questo è il passaggio interessante. Torniamo al vecchio schema per cui un servizio pubblico sociale è importante, è prevalente, e quindi ammettiamo che questo servizio possa andare in perdita. È un concetto affascinante. Cambiano tutti i parametri della spesa pubblica di questi ultimi 10 anni. Non è eresia, può essere un discorso sano, perché questo meccanismo economico, questo rigore economico, spesso, e sono d'accordo, ha portato alle distorsioni di introdurre il pubblico, di introdurre il privato nei settori del pubblico. E lì arriviamo. Ci teniamo piccoli. Sì. Posso. Credo di essere l'ultimo candidato sindaco. Ecco, forse un contributo a una chiarezza ulteriore. Merita il discorso. Ida Bortolucci, scusate. Merita un passaggio che è stato effettuato nel Lato nel 2005, quando nell'assemblea si è deciso che quella clausola che rendeva ineleggibili dentro il BIM i rappresentanti politici o coloro che esercitavano una carica politica fosse eliminata. Quindi è la stessa classe politica che ha autoprodotto il conflitto tra politico e tecnico. È la stessa classe politica che ha prodotto il conflitto tra controllore e controllato, di cui parlava prima Massaro. Se si parte da questo punto, si può capire meglio che cosa succede dopo, perché il BIM gestione deve dare attuazione a ciò che Lato ha stabilito, perché quegli stessi che stanno nel BIM gestione sono quegli stessi che danno le disposizioni. Ed è evidente, qui introduco il tema delle formule giuridiche, no? Perché noi siamo, spesso diciamo, l'SPA è meglio dell'azienda, l'azienda è meglio della fondazione, la fondazione è meglio di qualche altro. Le formule giuridiche di per sé non risolvono niente, perché ci sono gli uomini, e magari anche le donne qualche volta, che le fanno camminare sui binari giusti. Il Comune di Belluno ha una società, vedendo il sito del Comune di Belluno, la Bellunum, che è in attivo ed è una società in house, è una società a pieno capitale pubblico. Quindi l'attenzione, secondo me, va spostata sulle persone che gestiscono la società, va spostata sulle competenze, va spostata sugli indirizzi, ma soprattutto su chi in quella società è chiamato ad attuare quella che è una nobile missione, che è il bene pubblico. Questo, secondo me, è il tema più importante da affrontare questa sera. Quanto al escludere le società, le SPA pubbliche, oppure le aziende dal patto di stabilità, non dimentichiamo anche qui che sono diventate spesso il luogo nel quale i politici riversavano i loro interessi. E torno al discorso che non è la formula giuridica, ma di persone. Allora, sulle questioni della responsabilità io vorrei un attimo tornare sul tema e ovviamente ragionare attorno a una questione che proponeva Walter, che poi facciamo anche nostra, che è quella questione dell'audit pubblico del debito. Questa cosa noi dobbiamo cominciare a ragionarci attorno a una verifica del laboratorio cittadino Casa dei Beni Comuni. Su questa questione dell'audit del debito è fondamentale cominciare a innescare un meccanismo di questo tipo, perché nel corso di questi anni sulla questione BIM GSP non c'è stata nessuna possibilità di trasparenza e di chiarezza. Allora non ci basta noi avere in mano un, sono anch'io che posso andare alla Camera di Commercio a prenderlo, il problema è che io voglio invece capire con i tecnici che me lo spiegano
la genealogia, la genesi di quel debito. Cioè voglio capire le responsabilità manageriali dove ci sono state, le responsabilità politiche dove ci sono state. Per quanto mi riguarda, penso che la responsabilità sia suddivisibile un buon 50% al lato, cioè all'organo politico che doveva controllare come veniva gestito il servizio, ma allo stesso tempo non condivido la tesi di La Grua che il Consiglio di Amministrazione e il Presidente non abbia nessun tipo di responsabilità. Perché in realtà, se noi andiamo a rileggere quello che ha detto il Consiglio di Amministrazione e l'OCOM in questi anni, è tutto e il contrario di tutto. Faccio un esempio, siamo nel 2008, il CDA dice buon operato svolto fino ad ora, siamo all'analisi di assestamento del bilancio 2008 previsionale 2009 e dice la società dichiara un attivo di 5,8 milioni di euro, questo esce sui giornali, e dice l'OCOM, abbiamo qualche problema sull'acqua, abbiamo un previsionale di 22 milioni di metri cubi e siamo a 17 in realtà. Sbagliato, perché poi verifichi, dopo 4 anni sbaglia ancora, perché il previsionale è di 14 milioni di metri cubi all'anno. Quindi dopo 4 anni ancora i conti non tornano e sono là da parecchio tempo, insomma, per farli in maniera correttamente. Novembre del 2009 dice non temiamo i privati, se arrivano trovano una società sana. Nel 2010, come diceva la Bettioli, cominciano a trovare, le banche cominciano a premere, il comitato interviene, anche lo stesso presidente della provincia interviene su questa cosa, dice guardate che i creditori, cioè le aziende e le banche, avanzano dei soldi. La linea di Locom e del CDA è dire tutto tranquillo, non c'è buco. Arriviamo al taglio corto perché ho pochi minuti. Arriviamo al 2011, è il primi mesi del 2011 e finalmente esce la patata bollente. Siamo sull'onda di 50 milioni di euro di debiti. E Locom esce il giorno dopo subito a rispondere non c'è alcun deficit, non ci sono buchi, i nostri bilanci sono a posto. E Bilancia dice noi abbiamo un credito invece di 28 milioni di euro. Sbagliato anche questo, perché il credito per il mancato adeguamento della tariffa, poi lui dirà lui stesso non sono più 28 milioni ma solo 22 milioni, e lato, e qui si crea la prima diatriba con lato dopo un po' gli dice no guarda che sono 20 milioni. Allora anche su questo punto il Consiglio di Amministrazione e il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve avere le idee chiare su quanti milioni di metri cubi mancano, perché da 28 a 20 sono 8 milioni di metri cubi all'anno, non 100 litri d'acqua all'anno. È un problema anche di questo punto di vista gestionale. E aggiunge, no? Questo mancato